Si è parlato di musei d'impresa nel nuovo appuntamento in vista della seconda edizione della Biennale dei racconti d'impresa nel capoluogo pugliese. La Libreria La Terza e il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Batta hanno organizzato un incontro con Andrea Zaghi, autore de La Memoria e il Futuro, e con Nicoletta Picchio, coautrice della collana bellissima del Luis, proprio per parlare di valorizzazione del patrimonio industriale pugliese. Straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione, i musei d'impresa permettono di documentare e raccontare quanto le imprese hanno fatto e continuano a fare per la crescita del paese. Il racconto delle imprese e dei loro protagonisti è affidato a oggetti, strumenti, documenti, immagini, fotografie e filmati, un patrimonio unico, espressione di valori, di creatività e di una storia imprenditoriale che Confindustria Bari e BAPT intende valorizzare. L'insegnamento che ho tratto da questi 11 racconti è molto semplice. Il successo di una impresa non è fatto solo da altissima tecnologia, ma anche da una capacità che deriva dalla componente umana di unire tecnologia, buoni attività e prodotti con una qualità che soltanto noi italiani riusciamo ad esprimere. Nei nostri prodotti c'è tecnologia, c'è il prodotto, ma c'è anche l'estetica. I nostri prodotti permeano anche la nostra cultura umanistica, e queste caratteristiche li rendono unici nel mondo e estremamente apprezzati.